mondo della scuola e politiche sociali, due temi attualissimi in Italia, due temi sui quali bisogna fare di più. Secondo lei anche il centrosinistra poteva fare di più? Ogni tanto ci dimentichiamo che noi siamo un paese che ha attraversato in sequenza una crisi finanziaria, una crisi economica, il Covid, poi la guerra, e quindi in realtà ha fatto molto, non sempre, alcuni dei governi hanno fatto molto in termini di politica di emergenza, perché questo era quello che premeva, penso alle misure di contrasto alla povertà, penso a delle cose che sono state fatte in termini di risorse per la sanità, però manca una visione organica. Questo non è un mistero, io penso che la buona scuola fosse un errore, perché non ha dato risposte positive in termini di istruzione e di valorizzazione della scuola. Il tema è come adesso, essendo il nostro principale problema contrastare le diseguaglianze per poter immaginare un modello positivo di sviluppo, come si dà organicità a queste proposte. Quindi i temi che vengono detti nel programma di Italia Democratica Progressista, nella coalizione intorno al PD, sono tutti temi che danno una visione di sistema, cioè interveniamo sul terreno dell'istruzione non solo come sicurezza scolastica, come contrasto al precariato, quindi continuità didattica, ma anche come valorizzazione dell'insegnamento e come allungamento attraverso l'obbligo del percorso scolastico, come opportunità contro le diseguaglianze per tutti i bambini e le bambine. E insieme diciamo una cosa che ogni tanto a qualcuno dà fastidio, però bisogna dirlo: non si contrastano diseguaglianze e povertà solo con strumenti monetari. C'è un problema di politiche sociali, c'è un problema di accesso all'istruzione, c'è un problema di funzione dell'assistenza sociale, c'è quindi un problema di assunzione di persone che nella pubblica amministrazione possano svolgere il ruolo dei servizi. E quindi anche qui le proposte che facciamo sono proposte che intanto ripristinano un principio fondamentale, che il lavoro pubblico è necessario, non ci sono servizi alle persone se non c'è il lavoro pubblico, e che i servizi alle persone devono accompagnare le misure monetarie, perché da sole lascia solo in solitudine. Lei è capolista nella circoscrizione Campania 2, in Campania Fratelli d'Italia ha collocato quasi tutti i candidati. È un motivo in più per combattere? È un elemento preoccupante? Come affronta lei, come sta affrontando la campagna elettorale in Campania? Ma io credo che come qualunque cittadino bisogna essere preoccupati dell'aria che viene proposta da quest'area politica, perché la loro idea è un'idea di censura delle scelte e delle libertà delle persone. È una logica, come dire, che crea diseguaglianze e penalizza le persone che possono avere difficoltà, che invece esattamente quelle a cui bisognerebbe dare più attenzione. Usa termini che sono davvero intollerabili, penso al termine delle devianze, ma penso a quella cosa terrificante che è la vittimizzazione ulteriore di una donna che già aveva subito violenza mettendo in rete lo stupro. Penso al razzismo che viene sistematicamente espresso, che è un veleno che poi, come dire, avvelena il territorio. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio, ma penso che nel Mezzogiorno bisogna essere ancora più preoccupati che nel resto d'Italia, perché in realtà le crociate sono tutte crociate alla fine che vogliono allargare le distanze tra nord e sud. Penso al ragionamento che fanno di ripensare, rivedere, ridiscutere il piano nazionale di ripresa e resilienza, penso al rancore con cui parlano degli strumenti di contrasto alla povertà, tutte cose che poi hanno un effetto di ulteriore diseguaglianza tra il nord e il sud.